Salve, sono Mara di Microphonics. L'intervista è per parlare della giornata che c'è stata domenica 31 agosto in Villa Comunale, ovvero Nutrimente. La nostra associazione aveva deciso di organizzare una manifestazione inerente all'ambiente e all'alimentazione, e quindi dei discorsi su questa tematica che è la, diciamo, di connessione. Il convegno Nutrimente era stato, diciamo, organizzato con vari esperti, tra cui oncologi, nutrizionisti, comitati ambientalisti, il comitato Nutrivellazione in Alterpinia. La giornata sarebbe dovuta iniziare alle ore 18, ma purtroppo per problemi tecnici che ci sono stati appunto nella Villa Comunale, ovvero la mancanza di luce nei lampioni, ha fatto sì che il convegno venisse rimandato. Infatti in questo caso non c'è stato possibile né proiettare il docufilm realizzato appunto dal Comitato delle Trivellazioni in Alterpinia, né c'è stato possibile comunque presentare la relazione del nostro nutrizionista invitato, il quale avrebbe dovuto appunto presentare dei grafici mettendo in relazione i diversi impatti ambientali che hanno i diversi stili di alimentazione. Siamo dispiaciuti di questo perché il convegno non è andato a buon fine, ma comunque nella giornata abbiamo offerto un aperitivo biologico ed inoltre c'è stato in serata un concerto di musica jazz che è stato tenuto dai Trito Trio di Roma, tre musicisti, con la speciale poi presenza di Sandro De Idda, ovvero un sassofonista e compositore della provincia di Salerno.